patto per il lavoro di qualità nel turismo. L'abbiamo condivisa anche con la categoria del commercio nei giorni scorsi. Siamo convinti che occorra un nuovo modello di sviluppo e siamo convinti che lo sviluppo si realizza attraverso la buona occupazione. Per questa ragione proponiamo alle forze produttive del territorio un patto per il lavoro di qualità nel turismo, il settore dove l'occupazione cresce ma non garantisce sufficiente benessere. Non si tratta di una proposta originale. Esistono già esperienze in essere in alcune aree turistiche del paese, penso alla Liguria su scala regionale, alla provincia di Rimini su un livello territoriale. E partendo dalla lodevole intuizione dell'istituzione e dall'istituzione del distretto turistico del Centro Lago, nei mesi scorsi, che coinvolge i comuni del Centro Lago, che può rivestire anche il ruolo di promotore del tavolo, proponiamo un protocollo d'intesa che impegni le imprese, gli enti locali ed il sindacato a seguire un insieme di prassi comuni per tutelare il lavoro. L'obiettivo del patto è aiutare le imprese a rispondere al meglio al processo di destagionalizzazione che sta modificando in maniera significativa i flussi. Proponiamo un percorso che miri a incentivare le imprese del settore a stipulare contratti che vadano oltre la consueta assunzione stagionale, rendendo più stabili i rapporti di lavoro attraverso la mediazione del distretto turistico e il coinvolgimento di province e comuni interessati, realizzare un protocollo con la regione e costituire relazioni con il centro per l'impiego e le agenzie formative per canalizzare nel patto le risorse derivanti dalle politiche attive, con riferimento all'assegno di ricollocazione e alla dote lavoro regionale. Lo scopo è la realizzazione di una smart land fondata su cultura, turismo, sport e cibo, dove le imprese del settore turistico si impegnano a favorire l'instaurarsi di rapporti di lavoro stabili, o qualora di carattere stagionale di una durata di almeno 8 mesi, a rispettare la clausola sociale nei cambi di appalto, a dare piena applicazione al testo unico sulla sicurezza, ad applicare contratti nazionali di riferimento per la filiera, ad investire in azioni formative finalizzate sia all'inserimento lavorativo sia all'aggiornamento e riqualificazione del personale occupato. Le aziende che si impegnano nell'attuazione del protocollo potranno accedere a forme di sostegno che possono consistere in borse lavoro pari alla consistenza della dote e nell'assegnazione di un bollino di merito alle imprese che operano con le buone pratiche.